chiamano Boots. Boots, perché da quando il figlio di Peo è venuto qui a casa nostra l'ha chiamato Boots. Boots. Buzz ha cambiato nome. Ora si chiama Boots. Buongiorno, mi amate Puzzle e Paparotti Gamers. Come state? Spero tutto bene. Vedo che piano piano sta iniziando a piacervi Pet Simulator. Mi piace molto, molto anche a me. Cercherò di portare un episodio ogni settimana. E adesso, visto se avrete visto lo scorso video che i fan mi hanno regalato dei pet fortissimi, cioè voglio farvi vedere quanto è diventato wow per me questo gioco. Grazie ai vostri commenti ho anche imparato molto e adesso piano piano andremo anche a leggerli insieme. Ecco qua, stavo vedendo un po' i commenti che mi avete detto a parte continua, questa serie è meravigliosa. Visto che magari qualcuno di voi ha iniziato a giocare, adesso impariamo insieme. Ti consiglio di prendere l'upgrade degli orbs rich, così li attiri direttamente a te. Questo l'ho fatto assolutamente, infatti è comodissimo. Adesso vi spiego nel gioco cosa si intende. Praticamente vedete che quando io mando questi pet vanno velocissimo, anche se sono qui non ho bisogno di andare a prendere le gemme o i soldi molto vicino perché si attirano a me. Quindi è molto importante, io ve lo consiglio, di upgradare questo. E come si fa? Si fa così, mi sembra, forse nella foresta, upgrade, ecco qui. Se voi andate qua sopra, io adesso sto quasi tutto maxato, orbs rich ce l'ho maxato, questo qua lo fai con i diamanti, vedete, al massimo. E quindi praticamente gli upgrade li fate da qua, dalla foresta. Poi andiamo avanti. Quando sblocchi le aree ti si sbloccano delle uova, questo l'abbiamo capito. Con 5 pet uguali puoi farlo oro. I numerini sotto i pet sono la potenza dei pet, anche questo qua l'abbiamo scoperto grazie a Auka ed Alice Channel. Poi vediamo giallo, l'obiettivo è sbloccare zone, più hai pet forti più sblocchi velocemente, ok. I pet neon non esistono, puoi farli golden o rainbow. Di pet ne basta solo uno, ma più ne è nello stesso tipo più probabilità hai che l'upgrade abbia successo. Fuse pet invece puoi mettere fino a 12 pet diversi che magari non ti servono più perché hanno un valore basso e te li unisce con un pet nuovo che può valere di più. Equipaggia sempre i pet con numero maggiori che sono più forti. Attenta allo spazio nel zaino che è limitato. Ok, anche questo qua io dovrei averlo comprato con i Robux, lo spazio più grande. Ti conviene molto di più prendere l'uovo d'oro piuttosto di spendere gemme, che poi può anche non uscire oro. Il numero che c'è sotto il pet è la sua rarità. Ottimo. Sono appena finito di vedere il tuo film, è bellissimo. Grazie amore, grazie. Stavo guardando un po' tutti i commenti che mi avete detto. Devi comprare con i Robux allo shop i pet forti, quelli che danno 250.000, 950.000 o 5 milioni. Scegli tu quale comprare, quindi diciamo che devo sempre tenere d'occhio lo shop. Ok, bene. Allora, in questi giorni ho farmato un po', volevo farvi vedere questa cosa, però grazie ai Pans che mi hanno regalato un sacco di cose. Ah, ecco una cosa. Ahia. Se tenete premuto vanno tutti i pet, così non ne va uno alla volta. Ma se andate qua, sempre uno di voi me l'ha detto nei commenti, setting, vedete pet sending, quindi quando mandi il pet c'è uno oppure tutti. Ho messo tutti perché tanto faccio sempre gli stessi. Il rich orbs è questo, vedete da lontano come riesco a prenderli. Guardate quanto forte, quanto forte. Allora adesso andiamo, ci teletrasportiamo allo shop perché voglio fare delle grandissime aperture. Non mi ricordo gli ultimi che abbiamo aperto nei video quali sono. Ce ne mancano tantissimi comunque, tantissimissimi. Questi mi sembra che non li abbia aperti. Qual è che ho aperto? Aspettate. Allora, noi eravamo arrivati a queste aperture. Sì, me le ricordo che abbiamo trovato anche un leggendario. Adesso andiamo sopra e vediamo che cosa possiamo ottenere. Qui abbiamo, non lo so, un gattino, un cagnolino d'argento, un alce 24%, un non so che cosa e uno 0,64 di questi. Ho comprato anche la schiusura veloce. Vediamo, siamo pronti? No, una alla volta, che palle! Ah, un deer, un cervo. Vediamo di farne tre alla volta. Ah, così fa da solo Snow Dog. Fermi, fermi, fermi! Ok, ho capito, Snow Cat, quindi gatti delle neve. Aiuto, non sono riuscita a stoppare. Ok, non ok. Sta andando da solo. Ok, siamo riusciti a fermarsi perché ne voglio fare tre alla volta. Compra uova. Quindi per ora abbiamo Snow Cat, Snow Dog e cervo. Ci mancano quelli 11% e 0,64 che non troveremo mai. Forza, vediamo cos'è questo 11%. Oh, primo tentativo, niente. Secondo, niente. Terzo, niente. Quarto, niente. Dai, entro i 10. Quinto, questo forse è Arctic Fox. Ma è uscita allora? Allora forse me era già uscita in realtà. Vediamo.
Arctic Fox, Cervo Cervo, no, Snowcat, ok, ce l'abbiamo fatta quella da 11%, che vale 2,15, quindi questa qua è la potenza. Comunque sono abbastanza forti su 200. Andiamo avanti. Che carino, allora, orsettino, foca, tricheco, 14% pinguino, e non uscirà mai pupazzo di neve. Forza, via. Oh, che cazzo, c'è già uscito il pinguino? 14%, che fortuna. Ah, 14-14 questo. Perfetto, poi non ho visto gli altri. Vediamo un po'. Tricheco, tricheco, orso polare, quindi l'orso polare è... Ma qual è? Quel primo, 36%. Ci manca un 14, tipo la foca. Non ce l'abbiamo ancora. Tutti i trichechi. Foca! Niente ancora, c'è uscito il pinguino. Vabbè, la stessa percentuale della foca. Nada. Eccola qua, Seal! Ce l'abbiamo, vediamo la potenza. Sui 300, come potete vedere, questi erano 200, questi sono 300. Ma io adesso voglio provare una cosa. Se noi li apriamo d'oro, visto che mi avete consigliato di prenderli d'oro, vediamo la potenza. Oh, che fortuna, ha fatto plin. È questo? Ha fatto plin perché forse era questo? Fammi vedere un po'. 624, è uscita la renna, 24%. Sì, come potete vedere, da 200 passiamo a 600, quindi sono più forti, sì. E sono quelli d'oro, quindi questi qua fatti d'oro. Andiamo avanti con i prossimi. Qua che cosa c'è? Un lupo, un pezzo di ghiaccio, questo che non uscirà mai. Un leopardo delle nevi e un non so che cosa. Proviamo. Leopardo delle nevi, leopardo delle nevi. E non ho fatto in tempo a leggere. Lo leggeremo ora. Due. Ah, uno scoiattolo delle nevi. Perfetto. Non c'è uscito ancora niente di buonissimo. Scoiattolo e leopardo. Andiamo, dai, forza. One. Ice slime, quindi quello da 11 ci è uscito. Quante volte ci metteremo a fare il lupo? 4%, si parte da ora. 1. Che culo! Al primo! Cioè, quando ho detto forza, via, al primo. Che fortuna, fortuna. Vediamo quanto valgono. Sui 400 e qualcosa. 425, 600 laschi, che carino. Poi... Oh, questi che cosa sono? Un pinguino strano? Non lo so, sono delle cose strane, devo leggere i nomi. Snow Ram Puffin, non so cosa sia, un pinguino paffuto e una renna strana. Tre puffin, tre pinguini strani, quindi 66. Sì, vabbè, non ci uscirà mai, 02, mai. Ne apro un po' a caso, ma non ci uscirà mai. Tutti puffin. Penso che sia anche inutile che ci proviamo. Ne apro solo 5 a vedere se è uscito qualcosa, ma non succederà mai. Uno. Tutti puffin, ragazzi. Neanche la renna strana, tutti puffin. Vabbè, dai, uno Snow Ram. Cos'è Snow Ram? Guardate tre puffin. No, un'altra Snow Ram. Guardate tre puffin. Non è vero! 0,2%! Non è vero! Avevo lo 0,2% che mi uscisse! Infatti, guardate, 1,52. Devo ricordarmi, ragazzi, scrivetemi nei commenti. Questi qua con le stelline che sono leggendari, mi conviene non fonderli, vero? No, raga, ma che fortuna! Guardiamo la differenza di quelli d'oro. Mi ha fatto plin. Vediamo cosa mi è uscito. Snow Leopard, Snow Squirrel, Snow Leopard, ok. No, non sono questi, sì, sono questi. 1,23, vediamo questi qua invece, che costano, iniziano a costare, ragazzi, 38 milioni, 38 milioni non sono pochi. Vediamo un po' quanto valgono. Questi, 1,74, iniziano a fare danno 1,74, sì. Poi andiamo avanti con i prossimi. Quelli col cactus costano 6 milioni, se contate che questi sono 38 milioni è pochino, quindi dai, iniziamo. 3% questa roba strana, non so cosa sia. Capiamo un po', Bobcat e gatto del deserto, quindi gatto del deserto e Bobcat. Ci manca quello nero e l'ultimo del 3%. Tutto da... Pantera, pantera, c'è uscita. 3%, si parte da ora, via. 1, 2, che carino, sono dei Salem. 3. Non ci credo, ma che fortuna, era un leone, ma è uscito al terzo colpo. Per me queste statistiche sono un po' farlocche, eh. Vediamo un po' quanto valgono questi. 900, quindi iniziamo a andare verso i 1000, a parte questo qua raro che è 1500. Questi sono animali molto più strani. Che belle le uova. Cammello, cammello, tartaruga di sabbia. Quindi tartaruga di sabbia e cammello stanno al 40%. E questi non so che cosa siano. Questo 0,1 non uscirà mai. Vediamo un po' se ci escono gli altri.
Armadillo, ok, questo è un armadillo, ci manca il 4% che sarà uno slime verde. Quindi, iniziamo. 1. Niente. Che brutti i cammelli, ragazzi. 2. Perfetto. Cioè, perfetto niente. 3. Non ci credo. Raga, ma dai, ma sono statistiche sbagliate. È impossibile che mi siano già uscite. 2,26. Dai, raga, non è possibile. Sono troppo fortunata. Vediamo quali d'oro. Si passa a 54 milioni, raga. Iniziano ad essere tanti. Vabbè, io ho i miliardi, ma vabbè. È perché mi avete dato i pet e ho fatto... ho farmato col triplo delle cose. Raro, mi è già uscito uno raro. Ma che fortuna. 4,58. Cioè, mi è già uscito quello raro, ragazzi. No, mi sa che è questo qua però. No, è questo qua del 3%, mi è uscito il primo. Allora, forse, non so, la super lucky, non lo so. Questo costa 83 milioni. 83 milioni. Vediamo quanto va. Tutto basic. Questi stanno a 4.000, che iniziano a essere fortini. Ultime uova che ci sono da questa parte. Ma che belli. Possono uscire delle cose di lava. Un 0,15 pochissimo, una specie di unicorno. E questo appunto è domanda, quindi non ci uscirà mai. Proviamo a vedere cosa c'è. Gatto di fuoco. Ok, ce l'abbiamo qua al 3%. Gatto di fuoco e cane di fuoco sono quelli comunissimi. Dragone, che ci è uscito quello verde, che il 13% è ottimo. Ne apriamo un po', ma il resto non li avremo mai. Forza, apritevi leggendari. Niente, 1. 2. 3. Ovviamente niente, ragazzi, È impossibile che una percentuale così piccola mi esca subito. Per me, se vado avanti a comprare, prima o poi me lo dà. Un altro drago. Niente. Vabbè, raga, lascio perdere perché è impossibile che mi esca 0,15. Questi qua, guardiamo quanto valevano. Sui 2,50, quindi 22 milioni, ok. Andiamo con questi di lava, che sono Hellbat, quindi un pipistrello dell'inferno. Quanta percentuale c'è? Hellbat. 43. Sono tutti di magma, diciamo. È il fox, quindi l'altra è la volpe. Ci manca il 13 lo slime e gli altri che non usciranno mai. Niente. Dai, almeno lo slime facciamo uscire, cioè il cubo. 1, 2, 3. Qua non vuole uscire. 4, 5. Ok, lava slime è uscito. E ho fatto fuori solo 3 miliardi, quindi va anche bene. No, raga, guardate i prezzi di questi. 503.563 milioni. Vediamo quanto valgono gli ultimi che abbiamo aperto. 3,8 mila, quindi abbastanza. Apriamo quelli d'oro. Basic, Golden Dragon. Che valgono 6,63 mila. Andiamo a quelli che costano, mamma mia, 563 milioni. Qua iniziano a sparire i soldi, guardate. Però basic. Vediamo quanto valgono questi. 11.000, che iniziano a essere un bel po'. Proviamo ad andare a fonderli. Allora, facciamo questa cosa. Vi chiedo solo di scrivermi nei commenti se quelli leggendari è meglio non fonderli o posso fonderli, perché tanto mi vanno nell'inventario, nel senso nel coso che mi fa vedere che ce li ho avuti. Fuse pet. Cominciamo da quelli bassi. Quindi uniamo tutti questi qua che non hanno le stelline. Poi uniamo questo. Poi ci fa vedere sopra che cosa sono diventati, Io intanto unisco questi. Sto iniziando a unire i vari trichechi e pinguini. Allora, qua devo iniziare a stare attenta, perché questo non va messo, che c'ha le stelline. Stiamo mettendo i pinguini, no, com'è che si chiamavano i puffi? I puffi, li vuol mangiare lui? Ok, stiamo iniziando a fondere quelli d'oro, quindi stiamo attenti anche con questi qua. Per me ce ne verrà uno buono di quelli che stiamo fondendo. Dai, ok, mettiamo anche le varie pantere. Non sbagliamo. Yes. Ah, vedete, ci stanno iniziando a uscire quelli arcobaleno. Ecco, quelli arcobaleno sono più forti di quelli normali. Cioè, cosa funziona? Visto che vedo che sono, ma quando diventano arcobaleno la cifra è abbastanza bassa. Voi che sapete giocare, arcobaleno vale solo di più d'estetica? O proprio fa più male il pet quando attacca? Stavo per sbagliare. Rispondetemi a questa domanda. Non so se mettere gli arcobaleno, per ora non li metto gli arcobaleno. Allora,
Allora, siamo quasi alla fine. Allora, fondiamo questi e vi faccio un po' vedere cosa sta succedendo. Ci sono usciti uno da 36.000 che possiamo fondere, tanti arcobaleno, questo lo possiamo fondere, questo lo possiamo fondere. Fondiamo un paio di questi che sono molto bassi e quelli doppi che ho. Mi sembrano tutti diversi, quindi fondiamoli. Io posso avere 15 pet, per ora ho 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, quindi terrò questi, anche se questo è piccolino, non vale molto. Questa cosa si può unire? A niente, lo uniamo a questo. A minimo 3. Vabbè dai, fondiamolo con questo. Ok, quindi i nostri pet sono 12 milioni, 12 milioni, 10 milioni, 10 milioni, 36 mila e questi qua che abbiamo fatto uscire oggi. Che sono carini, li seleziono tutti perché così almeno vengono ad attaccare con me, perché il massimo che ho è 15. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. In realtà potrei metterne un altro, ma tanto non ne ho di fortissimi. Volevo vedere lo shop, ma lo shop è fisso perché l'altra volta mi è capitato di trovare tipo un baracchino che si era posizionato qua, come potete vedere adesso non c'è. Vediamo ora dove sono. Sono sempre ultima, ragazzi. In questo server sono ultima. Beh, per me ero fortissima, 44 milioni, invece sono sempre ultima. Vediamo se hanno messo qualcosa allo shop. Triplo bundle, quindi ultra fortuna, tripli soldi per 5, super fortuna e triplo danno per 5. 1000 Robux, quanti sono? Bene, ho 7000, quindi per ora risparmio. Poi, questi qua, questi li puoi riscattare. Ecco quello che dicevate voi, mamma mia quanto costano, 35 milioni. È più forte di quello che ho, io ne ho uno da 12 milioni. Però raga, 5000 Robux, cioè parliamo che sono tipo 50 euro. Mi sembra un po' esagerato, persone che fate questa cosa. Mi sto togliendo i calzini perché quando arrivo al computer voglio sempre levare i calzini. Però questo gatto qua molto triste mi piace. Posso dire che mi piace il gatto triste? Quindi mi sa che 500 li spendo per questo gatto triste. È bellissimo. Grumpy Cat, è veramente un Grumpy Cat. Vediamo un po' com'è. Dove sei Grumpy Cat? Guarda com'è arrabbiato. Beh, 1,65 milioni. Comunque 1, 2, 3, 4. Il mio quinto pet più forte che ho per adesso. Questi qua mi rifiuto perché costano troppi. Questi ce li ho. Cos'è questo? Chance che l'uovo... si schiudano le uova d'oro oppure rainbow. Beh, ma se è una cosa fissa mi piace? Non lo so. Ditemi secondo voi se è una roba carina da acquistare che potrei acquistarla. Poi aumenta la chance di trovare i pet mitici. Ok, il VIP, questa roba qua io ce l'ho. Il VIP ce l'ho, mi sembra. Ah, non ce l'ho. Cosa fa il VIP? Non lo so che cosa ha fatto il VIP, però l'ho comprato. Quindi ora se scrivo sono VIP, tipo Adobe Me. Ok, tripli coins, triplo danno l'altra volta non c'erano. Cioè scusa, ma se faccio il triplo danno quanto ci metto a togliere le casse? Pochissimo, cioè raga, è imbarazzante. Tra l'altro triplo coin ce l'ho. Allora io voglio prendere un triplo danno per provarlo, tanto 149 ci sta. E poi dopo voglio andare a provarlo, nel prossimo video lo proviamo. Ok, diciamo che mi sono dilungata fin troppo perché oggi abbiamo fatto questa schiusura di un sacco di pet. Scrivetemi nei commenti se giocate, prima di tutto le domande che vi ho chiesto e mi date dei consigli. E poi qual è il vostro pet più forte che avete? Cioè il numero dei milioni di quanto avete il vostro pet più forte. Datemi dei consigli di che cosa, cioè su che cosa fare nei prossimi video qui su Pet Simulator. Io adesso vado a farmare un po', vi mando un bacio e vi do appuntamento a domani con il prossimo video. Ricordatevi che vi amo un sacco. Ciao amori! You